Buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video dedicato ai giochi gratuiti mensili di PlayStation 5. Sony questo mese di maggio, ci regala questo gioco di auto in stile Destruction Derby. Vediamolo al volo su cosa ci aspetta. Scegliamo modalità, questa bellissima Cadillac, un gioco che è carino, divertente, con un po' di modalità dove bisogna sfasciare gli altri e non essere sfasciati. Questa è la mia prima partita, quindi scusate se farò schifo. Come nei giochi che escono da un po' di tempo a questa parte, ci sono un sacco di pacchetti a pagamento aggiuntivi dove si possono acquistare i veicoli, tra cui c'è il mitico generale lì, quindi per gli appassionati degli anni 80 di auto iconiche ce n'è un po' per tutti i gusti. La meccanica è semplice, guidare e cercare di arrivare primi senza essere distrutti, ma cercare di distruggere gli avversari. Le macchine sono completamente danneggiabili da motore, trasmissione, pezzi estetici, spazio, vedete, sono tutte delle engiane che si distruggono mano a mano, esplorano i pezzi intorno. Il nostro veicolo, quello degli avversari, si danneggia. Un titolo che è gratuito ci può anche stare. Sinceramente, se fosse stato a pagamento non l'avrei mai acquistato, però visto che al momento un'alternativa a quando è uscito il PS5 di auto non ce n'è, tanto per farsi quei 10-15 minuti di guida cercando di non farsi venire nervoso, ci può anche stare. Fatemi sapere qui sotto se anche voi l'avete scaricato, l'avete provato, e fatemi sapere cosa ne pensate. Io lo trovo carino, penso che farò qualche partita e magari farò anche un altro video su un'esperienza un po' più approfondita. Il primo acchito non mi dispiace affatto. Ripeto, gioco gratuito, si fa giocare senza lode, senza onore, e ci sta. Abbiamo completato la nostra prima gara, siamo arrivati undicesimi. Pensavo peggio. E voi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Vi ricordo che qui sotto trovate anche il link del mio Instagram. E noi per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video qui sul tubo. Ciao ragazzi e alla prossima.